Pace e bene. Saluto tutti i francescani nel mondo che sono riuniti per pregare insieme e contemplare un po' sulle ammonizioni di San Francesco. 28ª ammonizione. Il bene va nascosto perché non si perda. Beato il servo che accumula nel tesoro del cielo i beni che il Signore gli mostra e non brama di manifestarli agli uomini con la speranza di averne compenso, poiché lo stesso Altissimo manifesterà le sue opere a chiunque gli piacerà. Beato il servo che conserva nel suo cuore i segreti del Signore. Questa è un'ammonizione di San Francesco e questa è una buona notizia. Il Signore mostra i beni, il Signore è generoso. Ognuno riceve i beni, ognuno riceve qualcosa personale dal Signore. Il Signore lo vuole di essere conservato nel cuore. Sono segreti, perché sono solo per un persone, per me stesso. Questi beni non sono a manifestare. Questi beni non sono a mostrare perché sono dedicati per ognuno stesso. Il Signore l'Altissimo deciderà a chi vuole manifestare questi beni. E io non posso sostituirli. Come San Francesco disse, non accettare i beni affinché dopo vendere, o come lui disse, in speranza di averne compenso. I beni di Dio sono regali liberi. Beato è il servo che comprende l'intenzione del Signore e che è pronto di accettare che il bene di Dio è come l'amore di Dio, assolutamente libero e assolutamente personale. Questo significa anche che i beni per gli altri non spettano a me. Questa discrezione deve caratterizzare noi francescani. Ci vuole sempre l'umiltà, essendo coscienti che non abbiamo nessun merito di avere qualsiasi bene dal Signore. Questo eviterà l'orgoglio che ci guida in tentazione di ponerci sopra gli altri. In quest'umiltà possiamo conservare i beni del Signore, altrimenti lo perdiamo subito. Per conservare i beni del Signore ci serve un cuore umile. Allora andiamo e cominciamo di preparare i nostri cuori per essere in grado di ricevere i beni dell'Altissimo.